più cosa sia, ecco. Appunto, appunto. Va bene, forse Sì. Ciao Pietro, buonasera a tutti. Ciao. Ah, Salvatore Muleo è riuscito a darsi Ritorno. voce. Bene, ciao, benvenuto Salvatore. Ciao, Ciao. buongiorno, benvenuto a tutti di nuovo. Ciao Marco. Allora, Ciao Pietro. io direi, ma siete entrati anche voi, Adriano e Federico? No, va bene, allora io direi che possiamo iniziare. Io ringrazio il professor Sericato per questo suo intervento sulle risorse proprie dell'Unione Europea, intervento che si colloca all'interno del PRIN 2017, che, di cui io sono il PI, il principal investigator, il cui tema è dove va l'Europa. In questo PRIN c'è un'unità, si basa intorno a quattro unità: un'unità di Roma, la Sapienza, un'unità di Bologna, un'unità di Milano, un'unità di Torino. L'unità di Milano si occupa degli aspetti più istituzionali dell'evoluzione dell'Unione Europea, l'unità di Bologna si occupa dei profili economici, l'unità di Torino si occupa di territorio e cittadinanza, l'unità di Roma sta lavorando intorno ai profili della omogeneità, di quanto c'è di omogeneo e di quanto c'è di differenza nella disciplina degli stati membri. Abbiamo avuto già una serie di incontri con l'Unità di Roma, uno con il professor Petroni, un altro con il professor Giacinto della Cananea, altri ci apprestiamo ad averne nelle prossime settimane. L'incontro con Paolo, con il professor Sericato è invece legato alle nuove risorse dell'Unione Europea, quindi più sui profili più tecnici del diritto tributario e dell'Unione Europea. Io ringrazio nuovamente il professor Sericato e gli cedo la parola. La struttura può essere, come dire, non so Pietro quanto pensavi di parlare, ma forse, non so, valuta tu su che durata a testarti, e poi magari lasciamo un po' di spazio alla discussione. Io da subito vi chiedo scusa, ma purtroppo a un certo punto dovrò lasciarvi perché ho alle 4, 4 e 10 ho lezione, quindi, come dire, io sentirò la prima ora del professor Sericato e poi purtroppo dovrò recarmi nell'altra aula perché sempre in aula, cioè sempre per il video saranno. Ma la Sapienza ci chiede di fare anche le lezioni web, non già dalle nostre stanze, ma dalle stanze comuni, perché magari all'ultimo momento uno studente improvvisamente decide di seguire la lezione in presenza e quindi dobbiamo presidiare l'aula, soprattutto almeno per le prime lezioni. Pietro, di nuovo grazie, grazie a tutti noi, a tutti i partecipanti e ti lascio la parola. Grazie. Grazie Beniamino per la presentazione, ringrazio tutti gli intervenuti, fra cui vedo molti colleghi professori di diritto tributario e questo già è un segnale di quanto il tema che tratteremo tocchi da vicino gli interessi della nostra materia. Devo dirvi che il mio approccio su questo tema nasce un po' da lontano, devo dire, grazie a un'altra iniziativa del professor Caravita nell'ambito del PRIN che risale più o meno a un anno fa, era a metà di aprile del 2019, eravamo in pieno lockdown e diciamo pionieristicamente fu data vita ad una iniziativa a distanza nella quale io cominciai, come dire, a avvicinarmi ai problemi fiscali della pandemia, diciamo così. E devo dirvi che in questo anno ho molto rimeditato rispetto ad una mia iniziale posizione che avevo su questo tema, che era una posizione un po' di rassegnata delusione, no? Perché?
Perché quando, cioè, dopo il primo mese di pandemia all'incirca, dopo questo profluvio di DPCM, di provvedimenti di urgenza, che per la verità non riguardavano solo, anzi riguardavano solo marginalmente la materia fiscale, ma c'era in me, era nata un po' una visione pessimistica del futuro dell'Europa. Qui oggi dobbiamo parlare in fondo di dove sta andando l'Europa, e già allora io mi ponevo su logiche che non erano certamente quelle dell'ottimismo, quelle della prosecuzione del percorso avviato con il Trattato di Roma del 1957, percorso che sappiamo tutti essere stato faticoso, cioè caratterizzato da alterne vicende e quindi non sempre lineare, oltre che lento, no? E questa linearità, per la verità, l'avevo vista un po' perdersi nelle nebbie del Covid, diciamo così, quando sembrava dover prevalere quella visione di fragilità del sistema europeo, perché contrastato dalla forte presenza dei nazionalismi. Devo dire che già negli anni precedenti si assisteva un po' a quella che poteva essere definita come da parte di alcuni la fine del multilateralismo, cioè c'era una visione molto pessimistica di quel processo che si era avviato per avere una maggiore coesione all'interno degli stati, non solo europei, naturalmente vi sto parlando della materia fiscale, ma non era questa l'unica toccata da questo processo in direzione di un sistema più multilaterale, più condiviso e più coeso, no? La pandemia ha fatto riemergere degli interrogativi sulla capacità dell'Unione Europea di resistere ai suoi effetti, di avere potere di intervento che potesse indicare la direzione a tutti gli stati membri, e diciamo quello che era originariamente l'approccio comunitario si stava un po', come dire, perdendo ecco, in questa esigenza contingente di affrontare problematiche diverse che tutti cominciavano a gestire individualmente. Certamente quello che appare in primo piano oggi è che sicuramente l'Unione Europea è riuscita a reagire a questa prima fase e anzi ad avere una sorta di rilancio, direi, nella visione di un processo comune di medio e lungo termine, che invece pareva appunto soltanto un anno fa non essere possibile. Questo ha fatto anche emergere con forza la potenza di questi nuovi strumenti di finanza pubblica che oggi appunto analizzeremo e che hanno avuto diciamo un'accoglienza non proprio calda nell'immediato, ma che ormai insomma tutti stiamo misurando e con i quali ecco dovremo fare i conti ben presto, e in questa logica che appunto io andrò avanti nel mio ragionamento, cioè capire se e in quale misura questi strumenti di finanza pubblica siano da un lato compatibili con i sistemi nazionali attuali e dall'altro siano forse anche, diciamo, capaci di dare una spinta nuova nel processo di integrazione europea. Ecco, non me ne vogliate, ma io attribuisco un po' anche alla pandemia questo effetto positivo. Qualche effetto positivo forse l'abbiamo avuto, e uno di questi è stato forse quello di
rinserrare i ranghi del processo di integrazione europea, perché a mio avviso proprio nel tema della finanza pubblica oggi si riesce ad avere una visione molto più unitaria di quello che in generale non fosse la visione dell'Europa di qualche tempo fa. Un'altra considerazione mi viene di fare in questo breve prologo, e cioè che l'introduzione di questi strumenti innovativi, decisamente innovativi, che avranno accesso all'interno del sistema di finanza pubblica europea, dimostrerà come le logiche che avevamo in mente fino ad oggi non sono più sufficienti a gestire i fenomeni economico-finanziari dell'Europa, ma io direi anche globali, e cioè nella nostra materia forse più che in altre vale il principio per cui niente sarà più come prima dopo il passaggio di questa crisi sanitaria che ci sta ancora pervadendo. Leggiamo con ansia i bollettini e sappiamo che non ne siamo ancora fuori. E allora, entrando nel merito del mio percorso, certamente il tema che da cui io vorrei partire è proprio quello di capire, insomma, quali siano attualmente le linee guida che vengono adottate nel percorso di integrazione europea. Noi sappiamo che l'integrazione all'interno dell'Unione Europea dei vari mercati, ma anche delle varie istituzioni e in fondo dei cittadini europei, nasce da un percorso da un'idea molto ambiziosa che risale ai padri fondatori dell'Europa e che Altiero Spinelli fotografava con un'immagine abbastanza eloquente. Lui diceva sempre che l'Europa non cade dal cielo, no? Cioè non è una cosa che come dire, ti arriva da sola, te la devi conquistare. Questo era un po' il suo ragionamento di fondo intorno alle problematiche europee, così come lui si conquistò a fatica l'approvazione del suo progetto di riforma dell'ordinamento dell'Unione Europea, che fu approvato il 14 febbraio 84 dal Parlamento Europeo, ma che poi non abbiamo visto prendere corpo, perché poi diciamo, dopo l'uscita di Spinelli dalle istituzioni europee, prima come commissario parlamentare, ha avuto ovviamente vari ruoli, quello che fu definito da Pier Virgilio d'Astoli come il punto più avanzato di riflessione e di proposta di un nuovo ordine costituzionale europeo è stato, come dire, preso e messo un po' da un lato. Sappiamo anche che il Trattato di Costituzione per l'Europa, che riprendeva con una certa moderazione il progetto di Altiero Spinelli, non ha avuto successo, e che poi il Trattato di Lisbona ha in qualche modo preso atto del fallimento del Trattato Costituzionale e ha assunto una posizione, diciamo, ancora più netta verso il ritorno forse ad una prevalenza delle sovranità nazionali. Nel Trattato di Lisbona del 2007 si legge infatti che sono fatti salvi i principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali nazionali, e quindi ogni ordinamento ha il diritto, e vedremo poi parlando di controlimiti quanto questo sia vero, ha il diritto di difendere i propri valori che assumono una peculiarità rispetto ai principi fondamentali della stessa Unione Europea e non tanto degli altri Stati. Quindi, diciamo, ci troviamo ecco, anche qui a seguire degli andamenti diciamo altalenanti, che ci hanno portato dopo Lisbona a difendere anche
la peculiarità dei sistemi nazionali e fra questi anche della parte di quei sistemi che ha le sue che tratta, diciamo, gli aspetti riguardanti la fiscalità. E quindi i nostri principi costituzionali in materia di fiscalità, in primis gli articoli 23 e 53 della Costituzione, hanno un loro valore interno all'ordinamento che non può essere scalfito. Questo è un po' il succo del nostro ragionamento, nemmeno dalla prospettiva europea. Questo è lo stato dell'arte con riferimento all'andamento del processo di integrazione. Sono pillole, sono sintesi, diciamo, molto brevi che voglio dare per fare delle premesse, per dare delle premesse al mio ragionamento. In questo contesto arriva quella che uno studioso belga e caro amico, il collega Jacques Malherbe, ha definito come la rivoluzione fiscale del terzo millennio. Cioè, noi ci siamo trovati all'inizio, appunto, degli anni 2000, in un clima di totale apertura alla cooperazione internazionale in materia fiscale. E questo non soltanto sotto un profilo di semplice accesso alle informazioni, collaborazione nelle attività di accertamento, ma anche nel senso di vedere la necessità di creare una sorta di linee guida comuni nella formulazione delle norme giuridiche nazionali, quelli che poi sono stati definiti come global standards. E questo è avvenuto perché sicuramente questa esigenza di cooperare si è sviluppata in modo decisamente maggiore attraverso la constatazione di fatto di una serie di fenomeni economici come quelli dell'evasione fiscale internazionale che si servivano proprio delle maglie mancanti di un diritto tributario globale, chiamiamolo così, per insinuarsi e ottenere dei vantaggi da considerare indebiti. Personalmente ritengo anche che noi abbiamo avuto un momento di svolta in questo passaggio verso la cooperazione, che è stato segnalato da un altro evento luttuoso, che è quello dell'attentato alle Twin Towers dell'11 settembre 2001. Anche qui doloroso doverlo ammettere, ma il mondo si è reso conto di quanti spazi venivano lasciati alla gestione opaca dei flussi finanziari proprio quando fu scoperta la trama, no? Di relazioni finanziarie che c'era dietro il finanziamento di quell'attentato. E allora ci fu un sommovimento, diciamo così, delle attenzioni degli stati verso il potenziamento sia nei contenuti sia nella estensione della copertura territoriale della rete degli accordi internazionali. Quindi il multilateralismo nasce in quel momento, nasce in un momento in cui ancora una volta, come oggi, vediamo che gli stati hanno necessità, una forte necessità di cooperare, no? E quindi questi due eventi, a loro modo differenti, ma accomunati da questo tratto di purtroppo negativo di necessità, hanno in diversi momenti, a 20 anni l'uno dall'altro, stimolato un progresso nella coesione fra gli stati. Il frutto di questa prima rivoluzione del terzo millennio fu, come sappiamo almeno noi tributaristi, la produzione di un grande progetto di revisione del sistema degli accordi internazionali che viene definito come progetto BEPS, voluto fortemente dall'OCSE e dal G20 e accettato, anzi, diciamo, partecipato in modo
estremamente fattivo anche dalla Unione Europea. Il progetto BEPS ha descritto, regolato e proposto attraverso un sistema di indicazioni che rientra nelle cosiddette norme di soft law, una serie di indicazioni per arrivare ad un modello unico nella disciplina delle relazioni fiscali internazionali e soprattutto nella disciplina di quelli che potevano essere ancora i vuoti o le sovrapposizioni nelle imposizioni fra stati sovrani. Quindi questo tipo di percorso virtuoso, diciamo così, verso la formazione di quella che poi molti autori hanno definito la creazione di un diritto tributario globale, a un certo punto comincia a vedere dei segnali, come dire, di cedimento. Se pensiamo soltanto all'Europa, io annoto il fenomeno della concorrenza fiscale dannosa in ambito europeo, descritto dettagliatamente in un rapporto voluto dalla Commissione Europea che trova luce nel 2000, cioè il rapporto Primarolo, rapporto in cui questi esperti della Commissione radunati intorno alla presidente Don Primarolo danno una visione della normativa rientrante nel concetto di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea, che è estremamente scoraggiante, vorrei dire, perché la Commissione Primarolo, il gruppo Primarolo, individua una sessantina di casi e più di istituti, di norme e di regimi fiscali che sono apertamente contrastanti con la concorrenza. E questo naturalmente fa in un attimo vedere quanto di diverso c'era nella fiscalità europea. L'Europa naturalmente ha voluto, diciamo, fare luce su questo spaccato della situazione fiscale degli stati per cercare di porvi un rimedio, ma la sostanziale e storica debolezza dell'ordinamento europeo nell'affrontare problematiche legate all'imposizione diretta ha fatto sì che oggi, a distanza di 20 anni, molte di quelle situazioni denunciate nel rapporto Primarolo sono ancora esistenti. C'è stata, diciamo così, una raccomandazione agli stati di rimuovere certe situazioni, almeno quelle più gravi, ma questa rimozione non è ancora avvenuta integralmente. Beh, un altro caso di fuga dall'area europea è molto evidente, è quello di Brexit, di cui stiamo vivendo ancora le propaggini. Non è ancora completato l'iter dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e Brexit ci pone di fronte ad una situazione abbastanza delicata, perché dal punto di vista fiscale, sia pure con qualche temperamento per quello che riguarda gli aspetti relativi all'imposizione indiretta, ma per quello che riguarda l'imposizione diretta porterà il Regno Unito a diventare, come dire, un battitore libero nello scenario internazionale della fiscalità, perché sarà libero di adottare le norme fiscali al di fuori del rispetto dei principi del mercato unico con riferimento all'imposizione diretta, che già, diciamo così, è collocata ancora nell'area della sovranità nazionale degli stati. Figuriamoci
per la Gran Bretagna al di fuori da Brexit. E quindi sarà un po' il rischio che correremo, secondo me, è quello che avremo un altro paradiso fiscale intracomunitario. Ecco, pensate a questo, cioè come potrebbe essere un po' per il Lussemburgo, che ancora oggi resiste con dei tratti di peculiarità, chiamiamoli così. Quindi, diciamo, noi ci troviamo di fronte ad un quadro che porta a una visione che non è favorevole all'integrazione e anzi porta a pensare, quello era quello che si pensava prima della crisi pandemica, porta a pensare ad una sorta di desiderio degli stati di fare un po' da soli, no? Questo era quello che noi vedevamo nel momento immediatamente precedente alla Brexit. C'era qualcuno che parlava di Italexit addirittura, no? Cioè, quindi noi avevamo una serie di spinte centrifughe, diciamo così, che immaginavano un'Europa un po' così molto svilita in quelli che erano gli iniziali valori e principi animatori dell'integrazione europea. Si veniva così a consolidare sempre di più quella visione che Massimo Luciani aveva rinvenuto all'interno del nostro dell'ordinamento degli ordinamenti costituzionali degli stati membri e che poi il nostro Pietro Boia ha ripreso in molti dei suoi lavori, in cui si parla di antisovrano, cioè l'Europa vista come attore nello scenario giuridico in una funzione negativa, cioè per vietare più che per creare regole giuridiche per quello che ci riguarda di carattere fiscale. Sappiamo che nella materia dell'imposizione diretta la sovranità è degli stati e che l'Unione Europea interviene con dei correttivi, cioè negando libertà o quantomeno parti di sovranità che gli stati altrimenti avrebbero il diritto di esercitare. Questo clima, diciamo così, è stato poi ulteriormente accentuato dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale Federale tedesca, che si è spinta con grande decisione affermando in una sua sentenza di fine aprile dell'anno scorso il discusso principio del pluralismo costituzionale e sostenendo il potere della Germania di valutare di volta in volta, che è scritto nella loro Costituzione, la coerenza con la Costituzione nazionale di ciascun trattato europeo. Fra l'altro la sentenza riguardava proprio la materia delle competenze finanziarie delle istituzioni europee e quindi un tema che è fortemente vicino a quello che riguarda il nostro discorso di oggi. Allora, è qui che forse c'è stato uno scatto di orgoglio dell'Europa, possiamo dire, no? Perché le istituzioni europee hanno cominciato, tutte, hanno cominciato a prendere le distanze dalle conclusioni raggiunte dal giudice delle leggi tedesco, riaffermando ciascuno, per quanto di sua competenza, la supremazia e l'autonomia dei rispettivi ruoli, no? Quindi ci siamo trovati di fronte ad una sorta di presa di coscienza dell'avvio di una deriva che probabilmente non era in linea con le finalità dei trattati istitutivi.
quel punto cominciamo ad assistere ad una serie di passaggi che diventano fondamentali nel avvicinamento al nostro obiettivo. E cioè il 9 maggio del 2020 i presidenti Michel, Sassoli e von der Leyen pubblicano un unico messaggio che è diciamo in coincidenza con la festa dell'Europa e con il 70° anniversario della dichiarazione Schuman, in cui si dichiara testualmente che l'Europa deve dare prova di coraggio e fare tutto ciò che serve per proteggere le vite e i mezzi di sussistenza. È un altro whatever it takes, no? Oggi se ne parla tanto perché il celebratissimo Mario Draghi usò questa frase una decina d'anni fa, quando era appunto in crisi il sistema della finanza non solo pubblica ma anche privata europea. Si parlava di banche e qui questo fare tutto ciò che serve viene legato nel messaggio dei presidenti non solo a proteggere le vite ma anche i loro mezzi di sussistenza. Quindi qui si mette sul tavolo l'esigenza di far sì che la finanza pubblica europea, questo è quello che poi in altre parti del messaggio viene chiarito, reagisca in modo forte contro la pandemia, perché la pandemia genera questa necessità di riunificazione, di consolidamento dei rapporti. Interessante notare che, fra l'altro, nella stesso messaggio si formula anche una sollecitazione molto forte, e cioè quella di far sì che l'Unione sia più vicina ai cittadini, nonché più trasparente e democratica. Questo messaggio viene subito seguito da un accordo franco-tedesco che risale a pochi giorni dopo il 9 maggio 2020, in cui capi di Stato francese e tedesco decidono di proporre agli altri Stati membri di sfruttare il potere che loro deriva dall'azione comune come europei e aprire un dibattito democratico sul progetto europeo e sulle sue riforme e priorità. Allora, in questo clima nasce la comunicazione della Commissione europea del 27 maggio 2020, che è denominata ormai conosciuta da tutti come Next Generation EU, la comunicazione con la quale si mettono sul tavolo questi strumenti nuovi della finanza pubblica europea che a mio avviso, e non solo a mio avviso, se ne parla ormai quasi tutti i giorni di questi temi, mettono sul tavolo una profonda revisione del sistema delle risorse proprie, dando vita a una sorta di potestà fiscale centralizzata in capo all'Unione Europea. E questo è un aspetto, a mio avviso, delicatissimo, sul quale non è sufficiente questa breve riflessione che io oggi intendo dare, ma che credo che sia utile comunque per aprire un tavolo di discussione, come già ne sono stati aperti molti, proprio per analizzare alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario quale sia la portata di questi nuovi strumenti. Quando dico che ci sono già tavoli in questa direzione, vi posso dire che all'interno dell'Associazione Europea dei Professori di Diritto Tributario è aperto un tavolo diretto allo studio, all'analisi di queste problematiche, e quindi vedete che la preoccupazione, diciamo così, non è solo italiana. Io direi che non è una preoccupazione, ma è semplicemente un'esigenza di chiarezza e soprattutto di valutare quali siano gli strumenti più idonei sul piano formale per affrontare la sostanza di questo problema, perché la sostanza è, come dire, pesante. Allora, la Commissione che cosa si propone? In sintesi
in uno specchietto che è diciamo, non più di una pagina nell'ambito di questa comunicazione, che è di una quindicina di pagine, quindi molto stringata, no? Se volete, di introdurre tre nuove forme di risorse proprie. Una è direttamente collegata alla cosiddetta fiscalità verde, i tributi ambientali. Un'altra è invece diretta ad introdurre un'imposta sui cosiddetti extra profitti delle imprese di maggiori dimensioni. E infine si parla dell'introduzione, direi finalmente, oppure ancora una volta, di una digital tax europea modellata secondo gli standard dell'OCSE, che già in questa direzione aveva, diciamo, portato avanti una serie di iniziative. Quindi tre nuovi introiti che affluirebbero direttamente al bilancio dell'Unione Europea e che alimenterebbero appunto il novero delle cosiddette risorse proprie, che per oggi è, diciamo, basato sull'acquisizione di entrate acquisite attraverso la fiscalità degli stati. In fondo, se andiamo ad indagare, l'unica risorsa propria di tipo fiscale che potrebbe essere direttamente imputabile al bilancio dell'Unione è quella dei dazi doganali, però anche lì abbiamo una mediazione, almeno a livello formale, delle agenzie doganali degli stati membri, che fanno da tramite, no? All'Unione Europea nella riscossione di questi tributi di frontiera, diciamo così, e poi trattengono un 5% come contributo alle spese di riscossione. Però ecco, anche lì, diciamo, l'etichetta che noi vediamo sulla bolletta doganale è una etichetta su cui c'è scritto Repubblica Italiana, Repubblica Francese, eccetera. Non abbiamo un fisco europeo. Ecco, questo è, diciamo, il punto fondamentale di fronte al quale dobbiamo valutare questo tipo di nuove entrate. Nuove entrate che la Commissione prevede di mettere in pista, cioè di far entrare in funzione a partire dal 1 gennaio 2024. Quindi c'è un po' di tempo, ma permettetemi, con i tempi europei è come se parlassimo di un attimo, diciamo così, perché le modalità con le quali si muove la governance europea sono tali da poterci facilmente far pensare ad una certa necessità di fare presto, ecco, perché purtroppo non è mai semplice prendere le decisioni all'interno dell'Unione Europea. Quali sono le possibili ricadute che per l'appunto questo tipo di strumenti finanziari potrebbe avere sul piano della governance europea? Intanto diciamo che questo è un percorso che porta a riaprire il cammino dell'Europa verso l'unione fiscale. Quindi verso l'aumento della capacità di autofinanziamento dell'Unione Europea. L'unione fiscale è stata da sempre richiesta anche da studiosi che si sono dimostrati nel tempo più sensibili a questo tipo di esigenza. C'è un appello del 2015 che vede come primo firmatario Bassanini, Franco Bassanini, e c'è anche Franco Gallo fra i firmatari, oltre ad altri studiosi e autorevoli rappresentanti di altri paesi, in cui si chiede alle istituzioni europee di passare dalla solidarietà tra gli stati a quella tra i cittadini europei. Ecco, questo è un passaggio che io ricordo con una certa attenzione, perché è un po', come dire, la porta per accedere ad una prospettiva
nuova anche con riferimento a queste nuove entrate proprie che dovrebbero essere applicate a partire dal 2024, perché il tema della solidarietà è un tema centrale. Io sentivo un webinar di qualche giorno fa a cui hanno partecipato Mario Monti e Irene Tinagli, e si parla a gran voce di questa esigenza di solidarietà. E qui la pandemia, diciamo così, l'ha fatta un po' da padrona, perché ha richiamato in modo estremamente forte la solidarietà, e almeno per il momento una cosa è certa: questa solidarietà è stata richiamata sul fronte delle uscite della finanza pubblica europea, perché sono stati deliberati gli aiuti, e gli aiuti sono stati deliberati non in funzione della solita regola per la quale, a seconda di quanto tu contribuisci, ti viene dato. No, la solidarietà è stata abbinata alla esigenza effettiva di andare in soccorso a certe situazioni straordinarie che la pandemia ha generato. Quindi è una vera solidarietà, e che ha un carattere di redistribuzione. Questo è il punto. Allora, quando nell'appello del 2015 si chiede di passare alla solidarietà tra i cittadini, significa di non fare altro che richiamare quel dovere di contribuzione che nel nostro paese è sancito all'interno dell'articolo 53 della Costituzione, che, come sappiamo tutti, si richiama all'articolo 2 e quindi al dovere generale di solidarietà fra i cittadini. Quindi unione fiscale sicuramente rientra in scena in modo molto pesante, ma un altro punto da discutere, e che pure era previsto nell'appello del 2015, è quello del vincolo dell'unanimità. Allora, qui noi sappiamo quanto pesa il potere di veto nelle decisioni fiscali, perché la nostra materia è condizionata dal diritto di veto, e questo è uno strumento, diciamo, messo nelle mani di alcune minoranze o di stati, diciamo così, non allineati alle logiche dell'integrazione, che spesso blocca provvedimenti per anni, e questo insomma è alquanto diciamo poco funzionale alla gestione di una unione fiscale. Cioè non per niente lo stesso appello del 2015 aveva accostato queste due materie, la materia dell'unione fiscale e la materia del vincolo dell'unanimità, perché evidentemente si legge sempre nello stesso appello anche l'inefficacia del mero coordinamento delle politiche economiche e fiscali nazionali viene ad essere determinata dalla paralisi prodotta dall'unanimità. Da ultimo, e sempre per evidenziare quali possono essere le possibili ricadute sulla governance economica dell'introduzzione di queste nuove risorse proprie, mi viene in mente, questo è un po' un mio pallino da qualche tempo, di dover pensare ad una capacità contributiva a misura UE, per così dire, no? Cioè, se è vero che le risorse proprie hanno la natura di tributi, ma allora, volendo applicare questi tributi anche ai cittadini europei che sono contribuenti italiani, come facciamo a evitare o a bypassare il principio di capacità contributiva? Cioè, è evidente che se c'è un riparto di carichi pubblici che viene ad essere addossato ad un cittadino italiano, lui ha tutto il diritto di essere tutelato dal principio della capacità contributiva. Quindi forse questo ability to pay principle, che viene richiamato ad ogni piezo spinto anche in ambito europeo, deve diventare un principio comune, e non può essere più relegato nell'ambito di poche, direi pochissime, costituzioni di alcuni paesi europei. E posso contare
oltre all'Italia, Spagna e Grecia, che peraltro, come noi tributaristi sappiamo, non ha fatto altro che copiare l'articolo 53 e anche l'articolo 23 per la verità e trasferirlo nei loro sistemi democratici il momento successivo a quello in cui si sono dati delle costituzioni eliminando dal loro paese situazioni di dittatura o comunque di scarsa democrazia. Quindi forse bisogna pensare ad un principio europeo della capacità contributiva da installare, no, radicare all'interno dell'ordinamento. Da questo punto di vista ricordo che fu fatto un tentativo, c'è un documento di Astrid che risale all'epoca di lavorazione, diciamo così, del progetto di Costituzione europea, che però non è stato tenuto in considerazione. Lì Augusto Fantozzi e sempre Franco Bassanini si erano mossi in questa direzione, ma per quanto poi abbia avuto insuccesso l'intero progetto di Costituzione per l'Europa, comunque dal testo portato all'approvazione l'introduzione del principio di capacità contributiva non aveva avuto successo. E allora a questo punto noi ci troviamo di fronte a quel problema a cui accennavo all'inizio, quello dei controlimiti. Io credo che l'articolo 53, in quanto norma che, come ho detto appena ora, è una norma che costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento, ma che è peculiare del nostro ordinamento, perché noi sappiamo che, per esempio, molti altri ordinamenti stranieri europei non hanno codificato questo principio che noi individuiamo come criterio di riparto sostanziale dei carichi pubblici, no? E, io ho sempre davanti agli occhi lo scritto di una collega scozzese, Sandra Eden, che Marco Greggi conosce bene, la quale ha scritto un saggio pubblicato in una collettanea curata da Marco, in cui ci si pone una domanda: why not taxes on blue-eyed people? No? Perché da noi, cioè da loro, non ci sono tasse sulle persone che hanno gli occhi azzurri, come quelle che avrebbero gli occhiali o altre caratteristiche personali che non sono allineabili a criteri di coerenza nel riparto dei carichi pubblici? Beh, perché, dice la professoressa Eden, noi abbiamo il principio no taxation without representation, che, come dire, associa anche questo tipo di funzione, e cioè che a un certo punto costringe il parlamentare a comportarsi a dovere, no? E a fare leggi che siano allineate alla coerenza, alla razionalità, no? Che nel nostro ordinamento ci viene data dall'articolo 53. Loro non ce l'hanno, ma la utilizzano perché? Perché, si dice in questo saggio, altrimenti nella successiva tornata elettorale non sarebbero più chiamati a ricoprire le cariche che rivestono. In Italia avrei qualche perplessità sul funzionamento di questo meccanismo, ma comunque è chiaro che una norma come quella dell'articolo 53 della Costituzione svolge una sua peculiare funzione che ormai è stata acquisita da decenni in Italia e che a mio avviso deve avere il necessario rispetto. Dunque, se è vero che abbiamo questa peculiarità, e allora è anche vero che se qualcuno introducesse un tributo o un principio operante in materia tributaria che non ha una coerenza col nostro ordinamento, si dovrebbe incappare nei cosiddetti controlimiti. Pensate al caso Taricco, che è noto anche ai non tributaristi, che sono forse di più questo pomeriggio ad ascoltarmi. Il caso Taricco diciamo, è una vicenda che ha assunto anche delle colorazioni politiche oltre che giurisprudenziali, no? Perché alla fine la Corte europea ha dovuto in qualche modo accettare la possibilità che non si potesse dare luogo alla riscossione coattiva di risorse proprie. Dunque qui parlavamo dell'IVA,
che in parte, no, costituisce risorsa propria europea. Perché? Perché nell'ordinamento italiano c'è un sacrosanto principio, che è quello della certezza del diritto, che impone, a cui è collegato il sistema delle prescrizioni. Quindi, mentre la Corte di Giustizia inizialmente rivendicava il diritto dovere dello Stato italiano di riscuotere somme anche al di là del termine di prescrizione quando queste fossero destinate a risorse proprie europee, e alla fine ha dovuto recedere e dire no, in Italia c'è questo principio e quindi esiste un controlimite al, chiamiamolo così, strapotere dei principi europei. Questo tipo di meccanismi si applicherebbe, quindi quello dei controlimiti, si applicherebbe secondo me su due fronti, cioè sul fronte della riserva di legge e sul fronte della capacità contributiva, dunque non solo sul fronte della riserva di legge. La riserva della capacità contributiva. La riserva di legge qui, diciamo, viene di prepotenza, perché, vedete, io per esempio ricordo, c'è anche uno scritto di Cecilia Fregni su Rivista Diritto Finanziario del 2016 o 2017, non ricordo, che si sente, come dire, colpita dall'assenza nel nostro, nell'ordinamento europeo, di un sistema di governance che rispetti il principio no taxation without representation. Perché? Perché in Europa le norme tributarie le propone la Commissione, le approva il Consiglio, magari anche in codecisione col Parlamento europeo, che può dire solo un sì o un no. Ecco, ma quindi non c'è una delega ad un organo elettivo che ha la rappresentanza del popolo e che poi ha il potere legislativo in materia tributaria. I dubbi di Cecilia, secondo me, non vanno, diciamo, non che non vadano accolti, ma insomma hanno un peso relativo in un sistema di tributi nazionali, perché in fondo l'Europa è, appunto, non fa il sovrano, fa l'antisovrano, no? E quindi ci dice solo quello che non dobbiamo fare, ma poi alla fine quello che dobbiamo, che non dobbiamo fare, lo facciamo noi. E lo fa il Parlamento nazionale, rispettando le norme anche sulla produzione delle regole giuridiche in materia fiscale. Ma se il tributo da nazionale diventasse europeo, allora non potremmo fare a meno di avere un Parlamento europeo che approva i tributi europei. Ecco, questo secondo me è un passaggio che magari sarà superato in questa fase di emergenza che deriva dalla pandemia, in cui si tratta di approvare il Next Generation EU, e allora sappiamo che alla fine il Parlamento nazionale entrerà comunque in scena attraverso l'approvazione di un trattato, no? Perché quel progetto che sarà poi individuato per definire i contenuti di queste tre aree tributarie interessate dal Next Generation EU sarà una materia che già lo sappiamo sarà devoluta all'approvazione degli stati attraverso la firma di un trattato. E quindi qui, diciamo, il no taxation without representation verrebbe superato attraverso procedura di approvazione del trattato. Ma non è che, se noi vogliamo fare un'unione fiscale europea, come ormai sembra inevitabile, non è che ogni volta che dobbiamo istituire o modificare un tributo dobbiamo passare per un trattato. Qui si bloccherebbe il sistema di governance, no? E quindi questo naturalmente è un tema che secondo me va messo sul tappeto in modo forte e va affrontato nelle logiche di quelle che sono a valle della Costituzione di ogni Stato federale. Quindi forse quelle che erano le idee spinelliane di Europa devono essere necessariamente riconsiderate alla luce di queste modifiche
nel sistema di finanziamento del bilancio europeo. Detto questo sulla riserva di legge, e mi avvio, diciamo, anche non molto rapidamente, ma diciamo così, mi avvio alle conclusioni, c'è anche il problema della capacità contributiva, come dicevo, e quindi i nuovi prelievi, chiamiamoli così, poi vediamo se si tratta di tributi oppure no, che si vogliono introdurre attraverso questo nuovo processo di rafforzamento finanziario dell'Europa, hanno un carattere tributario? E se sì, devono essere assoggettati al principio della capacità contributiva, o quantomeno risponderebbero a un principio di capacità contributiva tollerabile sotto il profilo dei controlimiti rispetto all'articolo 53 della Costituzione? Questa è una domanda che chiaramente prevede delle risposte che vanno valutate per ciascuno di questi tre gruppi di risorse proprie che si vuole introdurre. Sul piano dei tributi verdi dobbiamo sdoppiare il ragionamento, perché si parla di una plastic tax e si parla anche di una modifica delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, tematica alquanto particolare. Sulla plastic tax io direi che la giustificazione, quindi il presupposto del prelievo, potrebbe essere quella dell'uniforme tutela dell'ambiente sull'intero territorio europeo. Chi vi parla è stato da sempre fautore di una presenza direi anche evidente del principio della capacità contributiva nei tributi ambientali, perché normalmente l'inquinamento si diffonde a livello non dico internazionale ma addirittura globale. Quindi l'idea che esista, diciamo, un potere impositivo collegato ad una autorità sovranazionale è un qualche cosa che diciamo non sorprenderebbe, no? Tant'è vero che se voi prendete la Millennium Declaration dell'ONU, che appunto è stata emanata nel 1999 in previsione del futuro ingresso nel millennio che stiamo attualmente vivendo, lì si parla chiaramente di una serie di tributi che vengono definiti come global taxes e che vengono riportati ad un potere impositivo che dovrebbe essere quello della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, e fra questi ci sono i tributi ambientali, poi c'è anche la Tobin tax, no? E c'è anche una digital tax anche lì. Perché in tutti questi tributi esiste appunto una, diciamo, capacità di superare il territorio di uno Stato, no? Sono tutti tributi che radicano la loro giustificazione economica in una sorta di governo dell'autorità sovranazionale su un tema che è di carattere appunto ultroneo, no? Che oltrepassa i confini di uno Stato. Ma qui però c'è un problema che non è quello del presupposto impositivo, ma quello di devoluzione di gettito. Allora, noi già sappiamo dove va a finire, dove vanno a finire questi soldi. Vanno a finire nel rimborso dei bond che sono stati emessi e che saranno emessi prossimamente per dare i soldi agli stati europei. Quindi, allora, qui la effettiva destinazione a finalità ambientali viene un po' messa in crisi, no? Quindi abbiamo un tributo che ha come presupposto l'ambiente, ma che non devolve il suo gettito all'ambiente. Questo è un eterno problema sul quale, diciamo, già si discute da tempo con riferimento alle imposte ambientali da tempo, e si parla di tributi ambientali in senso proprio o tributi ambientali soltanto con riferimento appunto alla individuazione delle finalità. Però diciamo che anche questo è un problema che a mio avviso andrebbe
diciamo, considerato nella valutazione di un'imposta ambientale come la plastic tax di fronte all'articolo 53 della Costituzione. Cioè qui noi vediamo come spesso anche nella legislazione di origine europea, quella sulle quote di emissioni di gas a effetto serra, si faccia riferimento specifico anche ad una possibilità di devolvere il gettito almeno per il 50% a fini ambientali e per la restante parte a fini generali, no? E quindi adesso vedremo cosa ci dirà l'Europa rispetto alla destinazione del gettito della plastic tax. Però è chiaro che il contesto in cui nasce è quello di ricoprire le uscite che derivano dall'approntamento dei sussidi finanziari agli stati per coprire appunto le spese di straordinarie della pandemia. Quindi diciamo sì, la plastic tax sarebbe impostata forse come un'imposta disincentivante, fatta con quel modello economico che Ignazio Musu ha descritto diversi decenni or sono, che è quello di voler scoraggiare appunto il prelievo fiscale in vista del fine ambientale che il tributo vuole raggiungere, così che appunto la scuola economica descrive l'imposta ambientale perfetta come quella che non verrebbe mai riscossa, no? Perché diciamo il perfetto e completo raggiungimento delle sue finalità si otterrebbe quando mancherebbero le basi imponibili del tributo. Sui le modifiche al regime di scambio delle quote di gas a effetto serra, invece io posso, come dire, procedere rapidamente, perché in fondo qui è in dubbio la stessa caratteristica di entrata tributaria di queste quote, perché sono quote che vengono riscosse sulla base di un principio misto che, come sapete, si basa sulla regola cap and trade, no? Quindi si mette in commercio sul mercato questa quota ideale di diritto all'inquinamento, che poi però alla fine viene riscossa non in quanto manifestazione di ricchezza, ma in quanto corrispettivo pubblico per l'utilizzo del bene ambiente entro la misura prestabilita, quella del cap, diciamo così. Quindi su questo sorvolo, perché non vedo grossi problemi rispetto all'articolo 53 della Costituzione. Così come posso anche, diciamo, essere veloce sull'imposta sugli extra profitti. Qui noi abbiamo una fioritura di esempi e abbiamo anche una sentenza, quella numero 10 del 2015 della Corte Costituzionale, che ha esaminato la cosiddetta Robin Hood tax italiana, no? Anche lì si parlava di sovrapprofitti delle imprese petrolifere e, cito testualmente le parole della Corte, si è legittimata quella imposta, a parte del suo carattere straordinario, ma anche per il fatto che ogni diversificazione del regime tributario per aree economiche o per tipologia di contribuenti deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. Allora, quindi qui c'è in ballo il solito principio, quello della ragionevolezza delle scelte del legislatore ordinario, che è un po' il tetto, no? Che schiaccia la discrezionalità del legislatore. Quindi il legislatore può fare tutto quello che vuole, ma non può mai creare, diceva Enrico De Mita, i cosiddetti mostri fiscali, cioè tributi che non hanno una loro razionalità, una loro coerenza. E allora ecco che il vizio di irragionevolezza nell'imposta straordinaria sugli extra profitti europea
non si può certamente intravedere. Qui lo scopo è quello di colpire le imprese di maggiori dimensioni che hanno ottenuto benefici sproporzionati dalla situazione pandemica, no? E pensate, insomma, che adesso anche sono alla ribalta situazioni, diciamo, poco ossequiose addirittura del codice penale, ma chi ha prodotto e commerciato mascherine, dispositivi di protezione individuale, eccetera, e questi hanno avuto sicuramente un momento di boom economico, no? In un momento in cui invece era presente una profonda crisi degli altri settori. Allora, qui c'è proprio, diciamo, una finalità redistributiva che io credo che la Corte Costituzionale italiana non potrebbe mai censurare alla luce dell'articolo 53 della Costituzione. Infine, la digital tax. Qui non mi soffermo, perché questo è un tema che per noi tributaristi è abbastanza, come dire, praticato, e sul quale appunto non credo che sia il caso di indugiare questo pomeriggio, per dare spazio magari anche un po' di più al dibattito, agli interventi di tutti quelli che sono qui ad ascoltare. Chiaramente il presupposto sovranazionale o ultranazionale dell'imposta del tipo della digital tax è evidente. L'impresa digitale è un'impresa che si stenta a radicare sul territorio di uno Stato, no? Che ha una sua espansione globale tante volte, e che quindi, diciamo, è naturalmente oggetto di una imposizione che può avere anche il carattere della sovranazionalità. Quindi su questo, diciamo, non mi dilungo oltre, perché non sarebbe forse opportuno. Ma invece quello che vorrei segnalare, così, anche perché un po' ci ho ragionato in altre sedi, c'è un mio scritto su Rivista di Diritto Tributario Internazionale del 2008 che riguarda la cosiddetta CCCTB, la Common Consolidated Corporate Tax Base. Allora, la base imponibile consolidata comune è per l'appunto uno strumento che dovrebbe portare, dico dovrebbe perché la relativa direttiva ancora è nell'agenda della Commissione, ma viene sempre, come dire, portata in avanti, ma dovrebbe portare le imprese europee, cioè quelle che operano sull'intero territorio o comunque su più stati membri dell'Unione Europea, a usufruire di una modalità di determinazione delle basi imponibili che sia unica, no? E che sia condivisa da tutti gli stati e da tutte le amministrazioni fiscali degli stati europei. Si dovrebbe basare sostanzialmente sui principi contabili internazionali, che poi sono in Europa codificati all'interno di apposite direttive e che dunque sono condivisi da tutti gli stati membri. Quindi ci dovrebbe essere un meccanismo che consenta di determinare una base imponibile unica a quelle imprese che operano in più stati. Bene, anche nel 2008 ragionavo sulla medesima base che oggi così vi vorrei lasciare alla riflessione. E cioè, se noi togliamo quell'ultima B della sigla, no? E se invece di Common Consolidated Corporate Tax Base parlassimo semplicemente di Common Consolidated Corporate Tax, no? Ci troveremmo di fronte ad una possibilità di applicare un'imposta sulle società europea a quelle imprese che hanno effettivamente un'operatività europea. Dunque avremmo un riferimento ad una capacità contributiva europea, in quanto quell'impresa è tutelata nell'esercizio della sua attività da direttive, no? Da regole che consentono l'abbattimento delle frontiere e applicando i principi della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, no? Quindi avremmo, penso adesso
a Gaetano De Vito e alle imprese finanziarie, alle holding, che sono particolarmente sensibili a questo tipo di operatività, avremmo la possibilità di dare a queste imprese una fiscalità europea che poi, diciamo, sottrarrebbe gettito alle casse degli erari nazionali. Questo è l'aspetto delicato di questo problema, ma che darebbe uniformità non solo nella base imponibile, ma anche nell'imposta. Ora, certamente diciamo, l'unificazione della base imponibile è un presupposto, e se l'Europa non si decide ad arrivare a una soluzione di queste problematiche, evidentemente non si potrà parlare di un'imposta europea comune sulle società, ma direi che poi il passo potrebbe essere breve, no? E quindi, diciamo, la capacità contributiva europea, questo è, diciamo, un po' il succo di questo ragionamento, si può prestare poi a un prisma di soluzioni e ad una possibilità di avere un bilancio europeo rimpinguato, forse ai danni degli stati, anzi soprattutto direi ai danni degli stati, e qui diventa la partita su cui poi si deve giocare questo equilibrio, perché è chiaro che se le risorse finanziarie rifluiscono all'interno del bilancio europeo, poi questo bilancio si dovrà ampliare non solo dal lato delle entrate, ma anche dal lato delle spese. Ma se veramente si sta pensando a una solidarietà a livello europeo e quindi sovranazionale, e allora evidentemente ci troviamo di fronte a possibili scenari che oggi magari non intravediamo, ma nel fisco del nostro futuro, direi del vostro, perché per quello che mi riguarda, insomma, probabilmente non riuscirò a vederne gli esiti, può essere un'idea, diciamo, non disprezzabile. Quindi, vedete, quello che può essere poi la conclusione di questo ragionamento è che in fondo l'Europa ha saputo reagire, no? a quel momento di, come dire, incertezza, no? che alimentava anche le decisioni degli stati fino a qualche tempo fa. Pensate agli stati frugali, eccetera. Finalmente ha ritrovato, o per forza o per amore, no? si suol dire, una certa coesione, e quello che si vede è la possibilità, pandemia a parte, di spostare anche l'asse della politica economica europea dal livello statale a quello unionale e rafforzare in misura rilevante questo percorso verso quello che potrebbe essere anche un approdo federale. Ma qui, ecco, forse mi sto lasciando andare un po' al sentimento più che alla ragione, e quindi direi di poter concludere qui il mio intervento, e vi lascerei volentieri la parola per il dibattito. Ciao Fabrizio, ciao. Ciao. Allora, io, se posso, volevo collegarmi ad alcune, se ho il tempo, non lo so adesso perché mi sono... Ma guarda, qui noi possiamo, credo il collegamento resti aperto fino alle 5, quindi... Okay, cerco brevemente di riprendere alcuni tuoi punti. Innanzitutto ti ringrazio perché hai affrontato un tema di grandissima attualità molto bene, partendo, insomma, da quelle che sono state le problematiche che oramai ben conosciamo, ma l'hai fatto senza dilungarti, quindi ricostruendo molto bene i passaggi che sono molto importanti. Soprattutto, come dire, perché si è verificato, come tu hai detto, poi quell'accelerazione negli ultimi, dal 2020, ecco, fine 2019, legata a un periodo di crisi, e su questo io volevo riprendere alcune riflessioni, oltretutto che risalgono, se ricordi, a degli incontri che ci sono stati proprio in quegli anni. Mi riferisco alla crisi del 2008, quindi eravamo tra il 2008 e il 2010, anche nell'ambito dell'Associazione Europea, quando le professioni di diritto tributario, le ATLP, quando si doveva discutere, si discuteva sempre in una situazione paragonabile ma non identica a quella attuale, dell'opportunità o meno di introdurre nuovi tributi, nuove risorse, quindi una tematica che all'epoca
fu affrontata su diversi fronti, in diversi contesti, non solo quello appunto accademico, e in realtà l'interrogativo che fu posto, se non sbaglio fu proprio il professor Van Istendaal che lo pose per primo, era quello della tipologia di nuova risorsa, di nuovo tributo a livello europeo. Mi spiego meglio, cioè possiamo ritenere che a seguito di questa forte spinta che è derivata dalla pandemia, è possibile introdurre nuove risorse proprie aventi natura tributaria che determinano quindi quella cessione di sovranità piena, perché è l'ultimo baluardo che è rimasto. O si può in qualche modo ipotizzare una cessione di tipo straordinaria, quindi limitata nel tempo, è in grado di raggiungere di perseguire e raggiungere alcune finalità. Finalità chiaramente che tu già hai detto, quindi ben note, quelli di risanare le finanze pubbliche degli stati maggiormente colpiti, di quindi cercare di arginare, perché non saranno solo quelle risorse, ma saranno proprio quelle maggiori risorse, però a garantire magari che non ci siano interruzioni da parte dei singoli stati membri di quella politica espansionistica fiscale che anche l'OCSE sta suggerendo, quindi di quei trattamenti fiscali necessariamente agevolativi per la ripresa economica dei singoli stati. E ora ti dico brevemente un po' l'idea che io mi sono fatto, anche sentendoti, condivido molte delle cose che hai detto, soprattutto il tuo sforzo fondamentale di collegare ai nostri principi costituzionali, quindi alla capacità contributiva innanzitutto, anche hai fatto cenno alla riserva di legge correttamente. Bene, io credo che, questa è la mia idea chiaramente Pietro, quindi resta come una mia riflessione, credo che nei momenti come quello attuale, quindi nei momenti emergenziali, è molto difficile pensare che tu hai citato le tre proposte, quella verde, dei tributi verdi, quella degli extra profitti e quella di la digital tax. In realtà presentano tutti grandi difficoltà. E ti dico di più, non è più sufficiente a mio modo di vedere collegare in un contesto europeo l'istituzione di questi tributi alla capacità contributiva. E ti dico perché. Perché probabilmente noi che siamo nati e ci siamo formati e quindi lo consideriamo ancora un parametro su cui poi si regge non solo il nostro sistema fiscale, come dicevi tu, ma tutti i sistemi fiscali nazionali, sia un concetto che piano piano comincia a essere superato, perché se pensiamo a quello che è accaduto proprio sui dibattiti avanzati, molto avanzati, in sede di tassazione economia digitale, si parla oramai di luogo di produzione o di creazione del valore. Quindi il concetto di capacità contributiva, almeno secondo la sua vecchia concezione, implica delle trasformazioni enormi che hanno sempre trovato delle resistenze. E a mio modo di vedere, la più forte di queste resistenze è quella nell'ambito procedimentale, perché in ambito procedimentale manca la capacità poi di individuare quella che è l'effettiva capacità contributiva. Perché, come dicevi tu prima, le amministrazioni finanziarie. Non c'è una centralizzazione, non c'è un sistema federale. Qui molto interessante il tuo spunto finale, la necessità che io vedo come nell'immediato futuro quello più realistico, cioè non il passaggio a un'unione fiscale, ma a una fiscalità europea federale, di tipo federale. Quindi dove poi può operare la sussidiarietà, che è un principio che consente di mantenere quella sfera di sovranità che gli stati continuano a rivendicare, interessante ancora. E concludo il tuo riferimento a quello che è accaduto a seguito della Corte Costituzionale tedesca, molto molto significativo, la resistenza di non poco tempo fa, perché il 2020 la sentenza, se non sbaglio, sta a significare che il controlimite c'è, viene rivendicato fortemente. Quindi in momenti di emergenza, come quello che stiamo attraversando, io penso che ci sia la spinta molto forte, che già c'è stata, quindi al punto tale, come dicevi tu, di parlare di solidarietà, eccetera. Ma finito il momento emergenziale, come è accaduto dopo la crisi del 2008, molto probabilmente i problemi riemergeranno. Io non voglio essere pessimista, ma vedo questa trasformazione un passaggio fondamentale. Ma sui tempi credo che necessariamente dovranno essere più lunghi di quelli che noi immaginiamo, anche perché implica una trasformazione enorme il trattato. E volevo fare proprio un rapidissimo cenno alla differenza degli armonizzati,
che in realtà sono arrivati in una fase molto avanzata. Pensavo, quando tu parlavi, all'effetto che ha avuto la clausola di salvaguardia, che non è un tributo né una risorsa propria, ma è qualcosa che sconvolge completamente i sistemi nazionali, perché consente poi addirittura di aumentare le aliquote a livello IVA. Quindi la sfera degli armonizzati è molto molto più avanti, quindi ci sarebbe poi anche da lavorare, qualora fossero introdotte queste nuove risorse proprie, sul fronte innanzitutto del rapporto con l'IVA e i tributi indiretti o armonizzati, ma anche alla finalizzazione della spesa pubblica, perché oggi la finalizzazione, come tu hai ben evidenziato, è molto chiara, è quella di fare fronte a una crisi. Dopo, punto interrogativo, si dovrebbe mettere mano anche a una risistemazione o ridistribuzione, sempre in funzione del collegamento di queste risorse a nuove competenze, a nuove finalità a livello europeo, che ancora non mi sono ben chiare. Io comunque ti ringrazio e mi fermo qui. Grazie, grazie a te Fabrizio per l'intervento. Intanto colgo lo spunto per dire una cosa che forse avrei dovuto dire subito, che fra breve uscirà su Federalismi un mio contributo che ha ad oggetto questa materia, il tema del seminario di oggi, quindi insomma poi potrà essere accessibile a tutti, tanto la rivista è online, come sapete, e credo che ormai manchi poco per la pubblicazione. Fabrizio, grazie per i temi che mi poni, e se possibile, prima di dare la parola agli altri, vorrei subito, ecco, non controbattere, ma direi anzi associare qualche mia considerazione alle tue. Allora, intanto sulla digital tax, certamente è vero, qui sembra, ma io credo che si tratti solo di apparenza, sembra che, diciamo, il regime dell'economia digitale, inteso proprio nel suo sviluppo aziendale, no? Abbia un po' sconvolto tutti i parametri di valutazione dell'azienda concepita nel senso tradizionale, perché insomma dall'economia agraria siamo passati all'industria, poi c'è questa forma di industria digitale che ha per sua caratteristica fondamentale l'assenza di riferimenti territoriali, perché poi sappiamo quanta fatica fanno i verificatori per mettere il sale sulla coda a queste imprese, che non si sa mai dove abbiano la sede, dove abbiano diciamo le attività produttive, e perché l'unica cosa che si vede è quello che appunto ricordavi tu, cioè il luogo di produzione del valore, quindi lo sbocco sul mercato, perché la fase di produzione del servizio digitale è territorialmente difficilmente individuabile, no? Però ecco, io forse mi metterei, come dire, su una posizione diversa dalla tua, proprio perché non credo che anche nei progetti di tassazione che poi ha recepito l'Unione Europea in questa comunicazione che l'OCSE ha già elaborato, in fondo si prevede la formula del riferimento al luogo di produzione del valore soltanto come una individuazione territoriale dell'attività produttiva, ma non è una modifica della modalità di tassazione, o meglio addirittura della natura giuridica dell'imposta. Cioè non è che con il fatto di tassare la ricchezza prodotta dall'impresa digitale sulla base dei ricavi che fa, questo significa cambiare il comparto impositivo. Ecco, questo è quello che penso, ma chiaramente potrei non essere condiviso, e trasferire quel prelievo dal comparto dell'imposta diretta, l'imposizione diretta, all'impasto al comparto dell'imposizione indiretta. Io credo che qui sia piuttosto, come dire, sottile, però da mantenere ben chiaro questo limite. Cioè, un conto è capire come si determinano le basi imponibili, un conto è capire di fronte a quale tipo di tributo ci troviamo, perché se io per colpire con un'imposizione diretta imprese che non si manifestano in un modo, come dire,
tradizionale, scelgo delle soluzioni anche forfettizzate. Noi sappiamo anche per le imprese minori si tassa a volte, no, una percentuale dei volumi d'affari, anche quando queste imprese operano a livello, non dico nazionale, ma addirittura locale, no? Quindi ecco, non scivolerei in questa derubricazione del tributo sull'impresa digitale per il sol fatto che magari la base imponibile venga determinata con dei criteri che poi servono anche a ripartire il carico fiscale fra più stati sovrani, perché mi sembra che sarebbe, ecco, forse andare oltre il limite di quello che lo stesso obiettivo di queste proposte si propone. E poi niente, sul tuo richiamo al federalismo e alla sussidiarietà, come dire, non posso che essere d'accordo, nel senso che qui si creerà lo stesso problema che, se tu ricordi, fu discusso in un volume curato da Leonardo Perrone negli anni 90 sul tema del riparto fra potere impositivo statale e potere impositivo locale, no? Che poi è il problema di tutti gli stati federali, quindi quello di capire che cosa è che resta al centro e che cosa è che può essere suddiviso sulla periferia. Evidentemente qui ci vuole, come dici tu, un progetto che parta dal cuore di queste problematiche, che non si limiti all'intervento estemporaneo adesso per risolvere i problemi del finanziamento dei bond, degli euro bond che saranno emessi per elargire i finanziamenti agli stati. Però ecco, è un problema che appunto sarà di talmente tanto lungo respiro che suppongo avremo modo di parlarne. Quindi insomma, ecco, quello che tu hai detto mi riporta un po' all'inizio del mio intervento, cioè qui abbiamo fatto partire dei ragionamenti che secondo me avranno, come dire, un punto di arrivo ancora sconosciuto, ma non solo nei contenuti ma anche nella data, no? Perché non sapremo quando si arriverà al termine di questo processo. Grazie. Pietro, non so se posso, Gaetano De Vito. Gaetano, il professor De Vito, prego. Sì, io non sono professore di diritto tributario, ma di diritto delle imprese finanziarie e delle holding, per cui diciamo non sono alla vostra altezza e vi ringrazio di tutte queste della tua puntualissima esposizione, che secondo me deve rappresentare un po' il futuro. Però io voglio chiedere tre cose, tre questioni, ma molto di tipo anche un po' pratico. Allora, parto dalle imposte ambientali. Allora, le imposte ambientali, lì si parla di una questione che riguarda il presupposto, no? Ecco, il presupposto mi ricorda un po' la difficoltà che c'era nel trovare il presupposto dell'imposta IRAP, allorché il professor Gallo nella sua relazione scrisse che le imprese inquinano, bisogna tutelare la salute dei lavoratori e quant'altro. Quindi, peraltro, mi sembra che l'imposta ambientale sia un motivo per giustificare ancora di più l'abrogazione dell'IRAP. Dopodiché, insieme al presupposto delle tasse ambientali, che sia l'inquinamento, ad esempio, il presupposto, tu hai nominato la Tobin Tax, il presupposto principale della Tobin Tax è la speculazione finanziaria, non è un reddito. E questa è una cosa. Per quanto riguarda invece la Digital Tax, scusa, perché io posso dire degli svarioni, poi correggimi. Comunque, invece, per quanto riguarda il discorso della Digital Tax, e mi rifaccio a quello che hai detto anche sulla tassazione consolidata, che vedo un po' lontano, ma con riferimento a questa imposta, il fatto di tassare il mercato, ovvero i ricavi, non è tanto rispondente alla realtà, perché i ricavi che fanno queste aziende corrispondono un po' più al valore aggiunto, nel senso che i ricavi non sono al netto
dei conferimenti di dati da parte degli utenti, che è come estrarre petrolio in superficie, ok? E arrivo anche al punto della redistribuzione e al fatto della sovranità nazionale, nel senso che se noi andiamo a valorizzare questi conferimenti, noi saremo il terzo paese europeo a conferire, avendo il 15% della popolazione europea. Io ridistribuirei il gettito sulla base del numero della popolazione attiva in confronto ai paesi. Cioè, noi italiani conferiamo diciamo gratuitamente diciamo dati per il 15% della popolazione. Chiudo. Grazie Gaetano, mi hai fatto una raffica di osservazioni che mi potrebbe portare ad esaurire il tempo a disposizione, però adesso cercherò di essere sintetico. Prima, ecco, vedo già una comunicazione di servizio che mi conferma la pubblicazione del mio articolo su Federalismi numero 7 2021, in uscita mercoledì 10 marzo, quindi... vi invito tutti a scaricarlo e magari a proseguire questa discussione. Secondo, prima di venire alle risposte al professor De Vito, devo una risposta al dottor Valenzise, in cui più che una risposta, insomma, mi si chiede conferma se è vero che appunto quello di cui stiamo parlando oggi è l'avveramento dello scenario numero 5 contenuto nel libro bianco dell'Unione Europea del 2017, in cui c'è scritto aumenti basati su risorse proprie. Allora, certamente qui quello che scriveva scriveva la commissione del libro bianco del 2017 con riferimento agli scenari 2025 è corretto, però è evidente l'accelerazione che c'è stata. Sappiamo tutti, no, che di questi libri bianchi noi ne abbiamo visti davanti agli occhi decine, no? E che sono tutti, come dire, elenchi di buoni propositi che però poi restano inattuati. Uno di questi, e qui rispondo già a una prima parte delle osservazioni di Gaetano De Vito, è proprio quello della Common Consolidated Corporate Tax Base, cioè lì ne stiamo parlando dal 2001, perché la prima comunicazione della Commissione che faceva riferimento a questa esigenza risale al maggio di quell'anno lì. Allora evidentemente qui ha ragione ancora una volta Altiero Spinelli: l'Europa non cade dal cielo. Dico solo una cosa: quando nel 2008 scrissi quel saggio che ho citato, sembrava che la direttiva dovesse essere la proposta di direttiva dovesse essere pubblicata da un giorno all'altro, anzi era stata annunciata proprio per il giorno in cui io, come master in pianificazione tributaria internazionale, organizzai un seminario su quel tema. E speravo di trovare sul Sole 24 Ore la mattina la notizia dell'avvenuta pubblicazione della proposta direttiva della Commissione. Purtroppo fu, nonostante gli annunci, fu ritirata. Quindi, per rispondere all'amico Valenzise, ecco, abbiamo sì avuto indicazioni precedenti, ma credo che sia vero quello che dicevamo prima, che qui l'accelerazione che è nata dalla pandemia ha avuto la sua grande utilità, perché altrimenti forse saremmo rimasti fermi a quel libro bianco e chissà ancora per quanti altri anni. Poi, per carità, siccome tutte queste cose, come ricordavo in precedenza, vanno scritte in un trattato, il trattato deve essere approvato da tutti gli stati membri, diciamo, un punto interrogativo lo lascerei comunque, ma in ogni caso è chiaro che qui o si fa l'Europa o si muore, no? Utilizzando frasi già dette, per cui credo molto di più nella conclusione positiva di questo processo che non in quella della traduzione in atti concreti di un libro bianco. Ecco, questo è
il punto. Poi, se posso, seguito nell'elenco delle questioni poste dal professor De Vito, imposte ambientali. Certo, guarda, se vuoi poi ti do anche un riferimento a un altro mio lavoro su questo tema, in cui richiamo e faccio un parallelo proprio fra IRAP e... è perfetto. Ottimo. Te lo mando. Grazie mille. Molto interessante. È pubblicato su Rivista di Diritto Internazionale, Tributario Internazionale del 2004, mi pare, e io lì faccio proprio un raffronto fra le sentenze, la sentenza Gallo della Corte Costituzionale del 2001 sull'IRAP e il presupposto del tributo ambientale, perché lì si cominciò a parlare di nuove forme di ricchezza proprio con riferimento a queste ricchezze cosiddette non monetarie che Gallo teorizzò prima di diventare giudice della Corte e poi tradusse in questa sentenza sull'IRAP, dove si sottolineava come il presupposto del tributo fosse costituito dalla cosiddetta organizzazione di un'attività produttiva. Organizzazione che è un qualcosa di estremamente etereo e che io dico sempre ai ragazzi riporta un po' a delle logiche marxiste, no? Perché in fondo se noi leggiamo il testo di quella sentenza si dice che l'organizzazione genera ricchezza perché è basata sul dominio, testuale parola, dei fattori produttivi. Quindi, esatto. Cosa c'è di concreto in tutto questo? C'è però il controllo sui mezzi di produzione, che è poi appunto un concetto che si ritrova nel capitale, se vogliamo, no? Però è un valore economico ritenuto suscettibile di generare il dovere di contribuzione. Quindi l'imposta ambientale ha la stessa natura, la stessa consistenza, o se vuoi inconsistenza, esatto, dal punto di vista materiale, ma una consistenza in termini di manifestazione di ricchezza. Allora io qui con il nostro comune amico e mio maestro Gianni Puoti mi sono sempre scontrato, perché quando ho cominciato a scrivere sui tributi ambientali lui mi denigrava, mi diceva: ma di che stai parlando, ma i tributi ambientali non sono tributi, sono non tributi, no? Proprio per quello che ricordavo in precedenza sul fatto che il perfetto tributo ambientale, secondo l'economista, è quello che non paghi, no? E allora lui mi diceva, ma lascia perdere, non è un campo. E invece io ho scritto parecchio, insomma, devo dire, mi sono anche divertito. È molto interessante. Tobin Tax è un reddito straordinario, perché è dato dalla speculazione su capitali finanziari, che però genera plusvalenze, certo. Plusvalenza è reddito, no? Poi potrebbe essere oggetto di una sovraimposta, perché i redditi dalla speculazione finanziaria sono redditi straordinari, quindi è una ricchezza che secondo me discrimina qualitativamente il prelievo in modo molto forte sulla base dei criteri redistributivi, cioè è più facile e meno iniquo tassare la speculazione finanziaria che tassare il lavoro, tanto per fare un esempio molto semplice. Della tassazione consolidata e dei suoi tempi t'ho già detto e quindi mi sento assolto. E sulla digital tax, lì torni a quello che ha detto prima Fabrizio Amatucci, cioè qui noi abbiamo una contraddizione in termini, cioè tassiamo il reddito attraverso l'evidenza materiale di qualcosa di immateriale, che però è data soltanto dalla presenza di un valore aggiunto cosiddetto, no? Però è un valore aggiunto al consumo o un valore aggiunto alla produzione? Perché pure l'IRAP colpisce il valore aggiunto alla produzione e non al consumo, perché sennò sarebbe un doppione dell'IVA e la commissione certo, ce l'avrebbe bocciata la Corte di Giustizia, no? Invece l'ha salvata l'IRAP, perché ha detto che non è un'imposta assimilabile, similare all'IVA. E quindi, ecco, anche qui... Dovrebbe ritornare su questi concetti. Sì, ma per forza, perché, diciamo, da quando ci siamo distaccati dalle
ricchezze cosiddette monetarie, e quindi reddito, patrimonio, consumo, no? Il campo si è aperto a dismisura e tutto potrebbe essere tassabile, come potrebbe invece non esserlo. Dipende qui da, secondo me, l'unica cosa è quella che dice Gallo nella sua sentenza sull'IRAP, dalla razionalità e dalla coerenza del legislatore, cioè cercare un prelievo che si giustifichi e che non diventi un mostro fiscale, come si è detto. Va bene, allora grazie mille, Andrea Mondini, ecco, sì, devo lasciare, perfetto, grazie a te. Vedo comparire Salvatore Muleo, il professor sì. Pietro, io mi volevo complimentare con te per la bella escursione che ci hai fatto fare nella tua relazione, e però volevo anche rasserenare sia te sia Fabrizio, perché state tranquilli, le crisi non finiscono, nel senso che ora c'è stata questa crisi della pandemia, poi ci sarà un'altra crisi. In realtà, se noi guardiamo i processi storici, no, e si è sempre andati da una crisi a un'altra crisi, e è una costante, un momento di tranquillità in un paese, o in un paese federato, in una federazione di paesi, eccetera, non esistono, tantomeno in ambiti mondiali. Quindi, diciamo, questo è un elemento di certezza. Bene. Grazie ancora, Pietro. Grazie a te per la tua presenza e la tua partecipazione. Bene. Altri interventi ci sono? Pare di no. Allora non possiamo che concludere lasciando un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, ma anche al padrone di casa, anche se non mi sente adesso, il professor Caravita, che ha avuto così la compiacenza di darmi questa possibilità. Stiamo lavorando su questo PRIN da tanto tempo, presto insomma lo porteremo a conclusione, il mio lavoro che esce su federalismi è appunto un piccolo tassello di questo grandissimo mosaico che abbraccia tutto l'ordinamento costituzionale, e quindi diciamo la parte finanziaria e fiscale è un di cui veramente modesto, però insomma per me lo dico perché magari qualcuno poi lo riporti al professor Caravita, è stato veramente ed è un momento di utile confronto, perché diciamo che la nostra materia, qui parla gli amici e colleghi tributaristi, è talmente arida che se non vai un po' sopra, no, i temi strettamente tributari, finisci per soccombere, no, alla noia e alla tristezza, direi. E quindi questi confronti interdisciplinari io li reputo estremamente costruttivi. Bene, allora detto questo, se non ci sono altre esigenze di comunicazione o di intervento, io non posso che ringraziarvi ancora, vi saluto tutti, è stato un piacere vedere qualche amico che non riesco più a vedere da tempo, e spero che avremo occasioni in presenza di farlo presto. Va bene? Un saluto caro a tutti. Ciao Pietro. Grazie mille. Ciao Pietro. Ciao. Bene, arrivederci.